Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di bond, strategie di investimento nel breve termine e ne parliamo con Michele Cicoria, responsabile del mercato italiano per Etnea, e Fabrizio Biondo, gestore credito di Lemanik. Benvenuti. Grazie dell'invito. La situazione è completamente cambiata rispetto al trimestre precedente. Siamo entrati in una, cioè il trimestre precedente si pensava che ci potesse essere una recessione sui mercati, invece adesso le prospettive sono completamente diverse. Questo è stato dovuto anche alla politica delle banche centrali che hanno molto facilitato, soprattutto la Fed, che ha mantenuto i tassi bassi per facilitare proprio una ripresa economica negli Stati Uniti, che comunque si sta dimostrando abbastanza solida, e di conseguenza anche la BCE ha seguito questa politica espansiva della Fed. In più ci sono questi accordi commerciali che sono stati annunciati tra la Cina e gli Stati Uniti per poter ovviare tutto, per poter rendere molto più semplice il commercio internazionale tra i due paesi. Quindi c'è una sorta di riappacificazione tra i due continenti, tra i due stati. Bene, ma la situazione adesso, vediamo un po' la situazione un po' in Europa e anche come si stanno muovendo i mercati finanziari, soprattutto azionari, ma soprattutto de obbligazionari, che è proprio il tema di questa puntata. Biondo. Ma francamente io continuo a trovare abbastanza stridente il contrasto tra la virulenza con la quale i mercati hanno recuperato terreno in questi primi 4 mesi dell'anno e i progressi che stiamo registrando sul fronte macroeconomico, anche sul fronte degli accordi commerciali Stati Uniti-Cina. È innegabile che ci sia stato un miglioramento dal punto di vista del momentum macroeconomico negli Stati Uniti in particolare. Abbiamo appena visto questo dato relativo alla crescita del primo trimestre, largamente superiore alle attese. Abbiamo visto anche svariati modelli econometrici cominciare a apprezzare in modo leggermente inferiore le probabilità di recessione da qui a un anno, però tutto sommato siamo in un ambiente ancora di debolezza estrema. Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita 3 volte nello spazio di pochi mesi e dal punto di vista commerciale non ci sono motivazioni in questo momento significative per pensare a un cambiamento radicale di scenario. Quindi tutto sommato questo rally va derubricato ancora una volta come il ritorno dell'easing quantitativo versione 2, 3, 4, 5, abbiamo perso il conto. Francamente, come tutti sappiamo, nel 2020 la Fed tornerà di nuovo a espandere il bilancio, quindi questa fase di contrazione è stata molto molto corta e, come già avvenuto in passato, questo cambiamento a 180 gradi da parte delle banche centrali ha rallentato di fatto l'evoluzione di determinati processi a livello macroeconomico che personalmente però ritengo ineluttabili. Questo è il ciclo più lungo che si ricordi dal secondo dopoguerra in poi, ormai 10 anni circa. A livello macroeconomico ci sono svariati segnali, soprattutto nell'economia americana, sia in termini di sofferenze dentro il mondo del credito al consumo, sia in termini di percentuale di stati americani che hanno superato il Nauru, cioè quella soglia di tasso di disoccupazione non inflazionistico che di solito porta di fatto a un cambiamento importante di aggiustamento della politica. Quindi la mia personale convinzione è che sia necessario utilizzare questa forza che il mercato sta dimostrando in questi primi 4 mesi dell'anno per posizionarsi in modo difensivo e soprattutto in vista di una seconda metà dell'anno che ritengo di nuovo potenzialmente difficile. Tra le altre, in Europa comunque la situazione è abbastanza incerta, poi ci saranno anche le elezioni europee, bisogna vedere come andrà a finire. Assolutamente, anzi c'è più un elemento di criticità per l'Europa che in questo scenario globale, su questo teatro dove i grossi la fanno da padrone, risulta poi l'elemento di debolezza dello scenario complessivo. Se consideriamo che non c'è soltanto la tornata elettorale di fine maggio, con qualche avvisaglia, che tra l'altro era già stata ravvisata, di aumento del peso dei partiti populisti, vedesi le elezioni in Spagna, potrebbe avere un'accelerazione, quindi una compagine parlamentare che vede un elemento, oltre al socialismo e al Partito Popolare Europeo, di terzo incomodo, dove non c'è di fatto poi un programma comune, quindi un indirizzo che potrebbe avere il nuovo Parlamento Europeo, che di fatto è un non indirizzo, non c'è una lettura politica dietro i populisti, ognuno ha le sue argomentazioni nazionali,
e anzi hanno dimostrato, il caso italiano è emblematico in tal senso, che c'è molto opportunismo, quindi ci si mette d'accordo su determinati punti programmatici e non su una lettura chiara, univoca e di lungo termine di economia piuttosto che di welfare e tutti quelli che sono gli elementi di cui si occupa appunto un Parlamento centrale. E a questo va aggiunto poi il fatto che in autunno c'è il cambio al vertice della Banca Centrale Europea, quindi sono tutte tematiche a livello centrale e anche a livello locale, perché l'Italia svolge purtroppo in senso negativo un ruolo da padrona nel dare il mood degli investitori sul debito europeo, di forte incertezza. Lo spread italiano è ancora stabile ma fermo su livelli molto significativi, intorno ai 250-260 basis point. Se si guarda ad esempio la Spagna, che ha una forte instabilità a fronte appunto come output delle elezioni di ieri, che di fatto certifica una mancanza di maggioranza, eppure lo spread è di poco sopra i 100 punti base, l'Italia invece prezza ben oltre 1,5 punti sul Bund, che peraltro proprio per questa incertezza ha visto di nuovo scendere il rendimento a 10 anni sotto lo zero, quindi non soltanto prezzando una debolezza economica, ma anche evidentemente un'instabilità in ordine alla politica. Se poi ci aggiungiamo, un ultimo elemento sempre legato all'economia, ma più di economia reale, l'aumento derivante dai prezzi delle commodity, in primis il petrolio, e quindi un effetto, diciamo, vessatorio sulla produttività e sulla redditività delle imprese europee, ecco che il quadro non è assolutamente rincuorante. In questo tipo di situazione l'inflazione, nel trimestre precedente si parlava anche di una ripresa di inflazione, infatti si vedeva una situazione completamente diversa, adesso non si parla più di ripresa di inflazione. Non c'è più il coraggio di toccare questo argomento, perché sono anni che si pensava che in presenza di una chiusura definitiva dell'output gap nelle principali economie avanzate si sarebbe visto comunque il ritorno all'inflazione, soprattutto dopo questa iniezione massiccia di liquidità che abbiamo visto da parte delle banche centrali in ambito G4 per anni. In realtà, se guardiamo anche la situazione americana, la crescita dei salari viaggia intorno al 3-3,5 su valori che sono inferiori a quelli registrati in passato in presenza dello stesso stadio del ciclo. Bisogna sicuramente tenere conto anche dei tassi di partecipazione che sono bassi in tutto il mondo occidentale, e anche la qualità del lavoro creato, che come sappiamo è molto bassa. Di conseguenza non c'è grande spazio per la creazione di inflazione in questo momento, altrimenti l'avremmo già vista, perché si è fatto di tutto e di più per stimolare la domanda e portare di fatto l'inflazione come elemento di riequilibrio di questa crescita dirompente del debito a cui abbiamo assistito in questi anni, ma purtroppo non si vede. Le aspettative di inflazione sono comunque assolutamente sotto controllo e bilanciate in tutti i paesi principali, e la mia impressione è che la traiettoria per l'inflazione sia molto più agevolmente verso il basso che non verso l'alto, dato appunto lo stadio del ciclo in cui ci troviamo. Ecco perché troviamo i tassi di interesse in Europa nella parte core nel tratto a 10 anni intorno allo zero, come diceva giustamente il collega, ed ecco perché si è rinnovata recentemente una forte domanda per la parte trentennale, per la parte lunga di queste curve, e quindi movimenti anche di flattening nello spazio 10-30, proprio perché c'è la costante richiesta di tassi di interesse, come dire, che siano significativi, che non siano nel territorio negativo prossimo allo zero, in una situazione di relativa tranquillità per quanto riguarda le aspettative e le dinamiche inflazionistiche. Però è presumibile pensare che questi tassi rimarranno comunque bassi per un periodo di tempo abbastanza lungo, no? Ragionevolmente sì. Questa è una condizione dettata dal fatto che anche nelle prospettive, era stato richiamato prima l'ennesima revisione a ribasso delle aspettative da parte del Fondo Monetario Internazionale. In questo momento ci sono ancora due banche centrali principali, che sono quella europea e quella giapponese, che continuano di fatto in misura diversa l'una dall'altra a stampare moneta, a creare easing, mentre la Federal Reserve, appunto, è stato anche recuperato questo tema, dovrà esaurire ben presto il tightening, quindi il restringimento monetario, perché effettivamente questo rischio deflattivo strutturale è costante, quindi questo da un lato magari giova anche il costo dell'indebitamento delle aziende, quindi può essere elencato tra i plus, per esempio, dell'economia europea, quindi una stabilità dei tassi verso la parte appunto schiacciata dei rendimenti core su cui montano gli spread le aziende,
porta alla possibilità anche delle aziende stesse di poter allungare il debito e di potersi anche indebitare a dei costi relativamente più contenuti, anche in funzione di un ciclo economico che si va ad esaurire, quindi potrebbe anche essere d'aiuto a un rallentamento che poi sfocia in una recessione, probabilmente diciamo ravvedibile tra 12-18 mesi in America, per poi vederla anche in Europa. Ecco, in una situazione come quella descritta, quali possono essere le strategie di costruzione di un portafoglio obbligazionario? Per effetto di quello che abbiamo visto in questi anni, vorrei aggiungere un piccolo inciso sul punto che avete toccato prima, cioè non c'è alternativa per le banche centrali al mantenimento dei tassi di interesse a livelli ultra bassi, data la crescita esplosiva del debito a cui abbiamo assistito in questi anni e quindi l'incapacità del sistema finanziario globale di reggere questi livelli di debito in presenza di tassi di interesse più elevati. Prova ne sia che la stessa economia mondiale, al primo sussulto, al rialzo dei tassi di interesse, va immediatamente a ingolfarsi con la corsa dei pompieri delle banche centrali, immediatamente a spegnere questo fuoco di preoccupazione e inondare di nuovo il sistema di liquidità. Quindi questa è una condizione, a mio avviso, permanente, dalla quale si uscirà probabilmente soltanto attraverso una crisi di inusitata violenza, perché, come si diceva prima, chiaramente questo ambiente dei tassi di interesse bassi facilita, come dire, anche la vita delle aziende attraverso il ricorso alla leva del debito, ma questo poi sta portando anche a una crescita senza precedenti di operazioni di finanza straordinaria, ingegneria finanziaria. Proprio recentemente abbiamo visto buyback in America superare il livello del capex, cosa che non si vedeva dal 2008, quindi le aziende preferiscono utilizzare le risorse che hanno per ricomprare le proprie azioni piuttosto che investire nel loro business, il che la dice lunga su quello che è il loro grado di positività sul futuro. E quindi in questo contesto noi dobbiamo, come dire, costruire dei portafogli obbligazionari in modo assolutamente strabico, mi piace dire, con un occhio al profilo rischio-rendimento e con un altro occhio al cosiddetto tail risk, cioè i rischi molto elevati che si annidano nelle code della distribuzione e che, data la simmetria dei portafogli obbligazionari in termini di rischio-rendimento oggi, sono potenzialmente molto nocivi. Se guardiamo qualunque mercato obbligazionale, in modo particolare i mercati in cui io sono più attivo, cioè quelli speculativi, mercati a yield, sono mercati che oggi presentano dei rendimenti complessivi mai visti rispetto al passato. Teniamo presente che lo spread di un tipico mercato a yield a livello globale si muove storicamente in un range che va dai 250 punti base fino ai 2600 basis point che abbiamo visto nel 2008. Oggi siamo intorno ai 370-380, quindi siamo oltre il 95% di compressione dal picco del 2008 e di conseguenza lo spazio per grandi movimenti di apprezzamento da questo livello in poi non c'è. Viceversa, c'è un grande spazio verso il basso, quindi se uno dei tanti anelli che rendono questo sistema in questo momento capace di mantenersi in equilibrio dovesse cedere o venire meno, soprattutto in presenza di mercati obbligazionari che sono diventati sempre più illiquidi e di dimensioni clamorosamente più grandi, teniamo presente che il mercato del credito è più che triplicato negli ultimi 10 anni, ecco che gli spazi per la ricostituzione di premi di liquidità molto alti come nel 2008 e quindi perdite potenziali per gli investitori significative si aprirebbero. Quindi bisogna sicuramente costruire dei portafogli obbligazionari che non aspirino a generare rendimenti importanti e che siano soprattutto focalizzati sul controllo del rischio. Per me questo significa essenzialmente vite medie residuali molto basse e attenzione alla qualità del credito, ovviamente in modo dinamico. E poi anche magari appunto stringere il tempo il più possibile, no? Dunque, noi in Etnea abbiamo messo una regola di fondo che si fonda su sostanzialmente 3 cardini, quindi sicuramente la flessibilità per una gestione di eventuali rischi contingenti dovuti ai allargamenti di spread, o vuoi per tema politici piuttosto che per revisioni momentanee dell'aspettativa macroeconomica o per dichiarazioni magari anche di un semplice tweet di Trump che potrebbe questa volta, visto che l'effetto che ha avuto sulla Federal Reserve, potrebbe contraddirsi da solo, ecco. Quindi essere molto molto flessibili, e questo una gestione di risparmio con un fondo come investimento lo può fare diversamente da un investitore tra virgolette fai da te che non ha accesso a tutta una serie di anche coperture che è possibile implementare in una strategia flessibile obbligazionaria. Quindi flessibilità,
qualità del credito, quindi andare a selezionare evidentemente un rating che diventi anche asset class demanding da parte del mercato nel momento in cui si andrà a scaricare il rischio, oggi oltremodo spinto nei portafogli, se non fosse altro perché c'è tanta liquidità che in qualche modo va investita, e quindi a volte anche non guardando il famoso profilo rischio rendimento ci si riempie di azioni oltre quello che lo scenario macro suggerisce di avere, quindi a un certo punto ci sarà una rotazione di portafoglio a favore di asset class molto più sicure o comunque con delle garanzie migliori, quindi un credito anche nel mondo dei bond sulla parte, nel nostro caso, alta, e quindi in questo caso più che accorciare la gestione del rischio accorciando la scadenza media, ci muoviamo sulla parte lunga della curva ma gestiamo tatticamente l'esposizione con i derivati. E l'ultimo è la liquidabilità. La liquidità dell'asset class è fondamentale, è stato citato il 2008, uno degli insegnamenti principali che il 2008 ha dato è che nel momento in cui il mercato si innervosisce bisogna avere in portafoglio non tanto qualche cosa che è possibile quantificare in termini di ritorno ma che qualcun altro è disposto a comprarsi, altrimenti la performance negativa o molto negativa che sia è assolutamente aleatoria se poi non c'è mercato, quindi la liquidabilità degli asset è fondamentale. Ecco, riguardo i bond bancari cosa possiamo dire? Cioè possono rientrare in questo tipo di strategia? Ma indubbiamente, diciamo che sono diventati sempre di più un asset class specialistica, nel senso che una volta i bond bancari erano poco più che un investimento di azzardo morale, di fatto si investiva nei bond bancari e di banche sistemiche perché dietro c'era una garanzia implicita dello Stato e quindi era molto facile di fatto investire su questi prodotti che avevano degli spread più interessanti rispetto a quelli che potevano essere trovati sul sovrano, sapendo che in ogni caso ci sarebbe stato un intervento statale. Dopo il 2008, con tutto quello che ne è conseguito e quindi l'avere toccato con mano per la prima volta il fatto che non solo strumenti subordinati ma anche strumenti senior di determinate banche potevano saltare, anche banche di grandi dimensioni, l'asset class è diventata diversa nella sua tecnicalità, sono nati anche molti strumenti, come sappiamo, strumenti come gli additional tier 1, i COCO, che sono di fatto strumenti che hanno elevati, diciamo, rischi di conversione che vanno trattati dai detti ai lavori, e l'approccio delle maniche infatti è di avere dei fondi assolutamente specializzati che vengono gestiti da una persona che di fatto di mestiere fa solo quello, anzi fa quello e poi fa anche gli ibridi industriali che sono, diciamo, un animale diverso ma rientrano nello stesso schema di non linearità del rischio, e in questo senso fatti da specialisti credo che possano dare grandi soddisfazioni. Relativamente invece a come costruire oggi un portafoglio obbligazionario, io credo molto a un core rigido e a un satellite invece molto alternativo. Il core rigido per me oggi è semplicemente un investimento in un portafoglio obbligazionario ultra breve termine che abbia una buona combinazione rischio-rendimento. Questo deve essere di fatto la sorgente di un reddito relativamente sicuro. Quindi devono essere bond a breve termine. Devono essere bond a breve termine. Relativamente a quello che diceva prima il collega, posso aggiungere che l'esperienza di Lehman Hicke in strategie di questo tipo che hanno oltre 10 anni di track record e che nel 2008 noi ci siamo sottratti ai rischi di liquidità connessi a questo tipo di investimento nel mondo del credito, avendo oltre il 50% del portafoglio che scadeva in un anno. E quindi credo che in quel tipo di ambiente l'unica difesa vera sia l'autoliquidazione del portafoglio attraverso l'obbligatorietà della scadenza. Ecco perché in quel tipo di strategia rifuggiamo completamente da investimenti che speculano sull'esercizio di opzioni di estinzione anticipata delle obbligazioni da parte degli emittenti, perché chiaramente questo è di fatto non è una nostra facoltà ma una facoltà dell'azienda. Dall'altra parte invece, in quello che può essere il mondo delle opportunità, crediamo molto che sia arrivato in questo momento finalmente il tema e il momento della gestione attiva, quindi di fatto strategie alternative che possano sfruttare questa dispersione che si sta creando in termini di rischi all'interno del mondo del credito per puntare su quello che va e per evitare o magari anche investire su quello che non va in modo chiaramente diverso. Quindi adesso siamo arrivati al termine della puntata, però volevo sapere un attimo sui rischi e rendimenti, quindi che cosa ci si può attendere appunto nei bond a breve termine. Allora, più che nei bond a breve termine, nel breve termine sui bond. Sì, nel breve termine sui bond. Secondo noi si va ormai a delineare quello che è un quadro di chiusura della forma cosiddetta V, quindi un fine d'anno pessimo del 2018, una ripartenza nel 2019, che rimette
tutte le carte sul tavolo per capire qual è poi lo scenario davanti. E la evidente diciamo, tendenza a uno scenario non così positivo porta necessariamente a rivedere il rating medio di portafoglio, che secondo noi di Etnea, e lo facciamo sulle due strategie più difensive, deve contenere una quota rilevante di investment grade, anche di fascia molto alta, quindi toccando anche singola o doppia A, il che può contemplare il tema dei bancari, perché nel nostro caso va fatto un distinguo tra l'affezione italica all'obbligazione bancaria e invece l'opportunità a livello gestionale di andare a prendere magari delle emissioni in America piuttosto che in Europa di aziende più sistemiche. Quindi un conto è l'accesso al credito o al mondo delle obbligazioni da parte di un investitore finale nel quadro italiano, quindi la classica obbligazione da banco che probabilmente ritornerà, non fosse altro perché la BCE sta terminando il suo lavoro, a inquadrarsi in una logica di offerta appunto da sportello, che è un discorso molto distante invece dal gestore professionale, il quale vede il discorso in un senso più ampio e quindi preferisce, questa è almeno la lettura di Etnea, correre ai ripari acquisendo delle emissioni di altissima qualità che possono in qualche modo poi intercettare la domanda di safe haven qualora poi sarà certificato un quadro negativo di avvento di recessione. Bene, siamo arrivati al termine della puntata, mi rendo conto che le domande potevano essere anche di più, perché il discorso magari potrebbe essere approfondito ulteriormente. E, comunque, noi siamo arrivati al termine e saluto i nostri telespettatori e saluto tutti, arrivederci alla prossima puntata. Ringrazio Michele Cicoria, responsabile del mercato italiano per Etnea, e Fabrizio Biondo, gestore credito di Lehmannic. E arrivederci a tutti. Grazie. Qui sulle Fonti TV.